Una nuova vita per uno spazio di 6 ettari nel cuore di Nuoro che dopo anni di abbandono diverrà uno spazio di fruizione per i cittadini. La caserma Loi di Viale Sardegna, ex artiglieria, passa al comune di Nuoro. La cerimonia di consegna delle chiavi tra esercito e comune si è tenuta questa mattina nei locali della stessa caserma Loi. Tantissime le presenze istituzionali, oltre agli amministratori di Nuoro e della provincia, alle istituzioni militari, erano presenti tra gli altri il prefetto di Nuoro Annaida Bruzzese, il generale di divisione Francesco Olla, i sottosegretari Alessandra Todde e Giulio Calvisi e l'assessore regionale all'urbanistica Quirico Sanna. Oggi è una giornata importante perché da un lato c'è una conclusione di un procedimento amministrativo che dura dal 1998, dall'altro c'è l'inizio di un nuovo progetto che è quello della progettazione di questo spazio che è centrale nella vita della città e che sarà un domani un parco cittadino aperto al pubblico dove ci saranno gli alloggi universitari, spazi polifunzionali dal punto di vista culturale, sociale e attrezzature e impianti sportivi. Per cui la città con quest'area, con la conquista di quest'area, diventa molto moderna ed è anche un insegnamento che le cose, anche se lente, avvengono e sono in grado, questo tipo di scelte che sono state fatte nel passato, di trasformare anche completamente la qualità della vita della nostra comunità. L'intervento sui locali dell'ex artiglieria vuole quindi recuperare il contatto con i cittadini, mettendo al centro del recupero la parola d'ordine inclusione. Abbiamo un cronoprogramma molto serrato che prevede che in questo momento c'è l'apertura delle buste della gara di progettazione definitiva esecutiva della direzione dei lavori. Dopo ci sarà uno spazio temporale di circa 6 mesi per la conclusione del progetto. Dopo che ci sarà il progetto, ci sarà la gara d'appalto che prevede come cronoprogramma dato dal Ministero una conclusione dei lavori entro il 2024.